ragazze, ciao ragazzi. Allora, oggi voglio filmare un Get Unready With Me. Non so se ho mai filmato un video del genere. Sostanzialmente, invece che prepararmi, truccarmi, vado a struccarmi e a cambiarmi. Sono precisamente le 11:20 in questo momento. Siamo appena tornati a casa, siamo stati a cena. Lo vedrete anche nel vlog, la vedrete, forse l'avete già visto il vlog, probabilmente sarà già online, della giornata di oggi. E adesso siamo tornati, siamo stati anche a mangiare un gelato con Tomas. E adesso è il momento di struccarmi, solo che questa volta lo farò davanti alla videocamera. Ho già pronto qui, allora, ho accappatoio slash vestaglia per non macchiare tutti i vestiti e poi ho tutti i prodotti, poi ho fascetta per capelli per non macchiare e bagnare i capelli, sembra ovvio, e poi ho tutti i prodotti che andremo ad utilizzare che sono di natura verde bio e ci sono le salvettine struccanti, c'è la crema per le mani, c'è il latte detergente e poi c'è la crema per il viso che è con la bava di lumaca, se non sbaglio. Sono molto molto curiosa, no, mi sa che ce n'era un'altra con la bava di lumaca, sì, c'è la crema per le mani e il latte detergente con la bava di lumaca, cioè vi giuro non l'ho mai provata, e anche le salviettine tra l'altro, ma sembra sia tipo una cosa miracolosa la bava di lumaca, quindi sono molto curiosa di vedere com'è. E poi appunto c'è la crema idratante e poi c'è una maschera per il viso, se non sbaglio una maschera, sì, è una maschera in tessuto, quindi andrò a testare, a provare anche questa. Io direi che ci siamo ragazzi. Prima cosa che faccio quando torno a casa, tra l'altro ci tengo a specificare che è un video in sponsorizzazione questo, con Natura Verde Bio appunto, sapete che ci tengo sempre a dirlo se è una collaborazione, se è una sponsorizzazione, e ci tengo ad essere trasparente. Quindi questo è quanto, adesso che abbiamo raccontato tutto nell'intro posso iniziare, perché quando torno a casa non vedo l'ora di togliere tutto, anelli, bracciali, tutti i gioielli, tutto, non so perché, ma quando sono a casa non riesco mai a stare con anelli, bracciali, orologio, non lo so, mi danno proprio fastidio. A casa mi piace stare super super comfy, super super in pigiamation, in ciabattation, è proprio, cioè, stile barbone davvero, anch'io non c'è una via di mezzo, sono vestita tipo tutta in tiro oppure barbone. Comunque questo è quanto, prima cosa quindi che faremo è andare appunto a togliere tutto quanto, primo anello, secondo anello, 500.000 bracciali e fortunatamente si tolgono abbastanza in fretta, solitamente, oggi no, ok, ce la posso fare, quando li bagno questi bracciali in tessuto sono difficilissimi da togliere. E adesso mancano solo gli orecchini. Ah, che bella sensazione, mi piace la sensazione di tornare a casa e togliermi tutto e essere comoda e poi andare nel lettore. In realtà devo editare due video, però molto dopo andrò nel lettore. Ok, io direi che adesso ci siamo, abbiamo tolto tutto, adesso vado a mettere la mia vestaglia e mi sembra giusto, è la prima volta che la metto, quindi in realtà è nuovissima e non so che cosa aspettarmi, nel senso se sarà gigantesca oppure no. Ok, direi che ci siamo ragazzi, mi sembra anche abbastanza comoda, che cosa ne dite? Sembra abbastanza comoda, regoliamo lo specchietto e ci siamo, fascia per i capelli, sembro una specie di ninja, no eh? Un karateka? No, ok. Inizierei con le salviettine. Allora, io non utilizzo mai le salviettine struccanti perché solitamente sono piene di schifezze. In questo caso, visto che si tratta di un brand bio certificato, se andate sul sito comunque di Natura Verde Bio, trovate tutte le certificazioni, quindi è certificato, tutti i prodotti sono biologici, quindi di origine naturale. E di conseguenza so che anche le salviettine, anche con le salviettine struccanti posso essere tranquilla, perché appunto non contengono schifezze, non mi faranno uscire un sacco di brufoli e non mi arrosseranno la pelle. Questo è il problema più grande che ho con le salviettine struccanti, proprio questo, mi fanno tanti arrossamenti, anche quelle per pelli delicate, è sempre sempre così. Sono molto molto felice di avere di nuovo queste, appunto, di un brand biologico, e tutti i prodotti che ho usato tra l'altro di questo brand fino ad ora sono stati pazzeschi. Non so se avete visto, ho messo anche le foto
su Instagram della pigmentazione degli ombretti, la pigmentazione dei rossetti, i fondotinta, sono i blush, sono tutti prodotti molto 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 buoni e oltre ad essere molto pigmentati, molto buoni come colorazione eccetera, il fatto più ovviamente più interessante è che appunto non contengono schifezze. Presa salviettina ed inizio a struccare gli occhi, poi invece per il viso utilizzeremo il latte detergente. Hanno anche un buonissimo profumo queste salviettine struccanti. Io di solito appoggio, ho il dischetto di cotone, io appunto lo struccante un po' sull'occhio e poi aspetto che si sciolga un po' il trucco, soprattutto il mascara, e poi quando sento che appunto le ciglia sono già un po' più inumidite dallo struccante, poi vado a rimuovere il trucco. Ok, adesso direi che siamo a posto e ho notato che così strofino di meno il dischetto di cotone, comunque lo struccante sugli occhi, perché se non aspetto che il mascara si ammorbidisca un po', appunto tendo a sfregare tantissimo e poi irrito un sacco la pelle e così posso spezzare anche le ciglia, quindi tento di stare sempre molto attenta. Vabbè, per me avere la pelle non arrossata dopo aver utilizzato una salviettina struccante, un detergente, è quasi impensabile. Voi avete visto la mia ultima night routine e avete visto quanto mi si arrossano gli occhi quando io li strucco e quindi penso davvero che per il mio tipo di pelle, specialmente per quanto riguarda la skincare, i prodotti biologici sono un po' la salvezza. Infatti vi dirò la verità, sono molto felice di lavorare con questo brand perché mi ha dato la possibilità di testare prodotti che io altrimenti forse non avrei provato da sola e quindi e sono rimasta molto molto colpita, e gli unici che ancora non avevo provato, che sto provando in anteprima con voi in questo video, sono proprio appunto i prodotti skincare, quindi mi piace questa salviettina struccante, cioè guardate che roba. Vi ricordate il video sulla night routine? Quanto io avevo gli occhi arrossati dallo struccante, guardate adesso, cioè è praticamente nullo, non mi hanno arrossato l'occhio per niente, il che è davvero è un miracolo. Adesso togliamo il mascara che io abbondo sempre tantissimo e quindi poi è anche un po' più difficile toglierlo. Mi raccomando ragazzi e ragazze, cosa importantissima, io lo so, lo dico sempre, ma è davvero molto importante, struccatevi sempre 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 prima di andare a dormire, non mi importa quanta serata avete fatto e quanto siete distrutti, cioè davvero, oppure quanto avete lavorato durante il giorno, nessuna scusa è buona per non struccarsi la sera. E se io non mi strucco la sera poi ho dei sensi di colpa terribili, tipo l'ultima volta mi sarà successo che avevo tipo non lo so 17 anni, però ho sempre dei sensi di colpa terribili, avevo, e quindi poi non l'ho fatto mai più perché so che è davvero molto molto e fa molto molto male alla nostra pelle se non andiamo a togliere il trucco, quindi mi raccomando, altrimenti escono brufoli, punti neri, chi più ne ha più ne metta se siete fortunati, altrimenti vi beccate pure magari qualche allergia oppure qualche infezione agli occhi, perché ovviamente avere trucco tutta la notte su un occhio che sta dormendo e sta chiuso continuamente non è proprio il massimo. Ricordate che quando tolgo il trucco completamente le mie ciglia rimangono comunque più scure rispetto a quelle inferiori, per esempio, perché ho la laminazione ciglia, perché faccio la laminazione ciglia che è la permanente, tra virgolette, quindi vengono piegate verso l'alto, il lash lift, e vengono anche colorate con appunto degli oli eccetera, ma c'è anche la colorazione che le rende più scure, quindi se vi sembrerà che sono struccata male è soltanto per il fatto che appunto le mie ciglia sono tinte, quindi sono più scure rispetto a come sarebbero naturalmente, e le mie sono davvero molto 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 chiare e quindi tremendamente invisibili, e quindi amo il lash lift. Comunque direi che ci siamo ragazzi, ultimi tentativi, se faccio delle facce stranissime quando mi strucco perdonatemi. Ok, ora passiamo al latte detergente. Quello che vado ad utilizzare è il latte detergente viso delicato con bava di lumaca, ed è la prima volta che io utilizzo un prodotto nella mia vita
con la bava di lumaca. Ne ho sentito parlare tantissimo, tutte le star vanno pazze, tipo, non lo so, ne ho sentito parlare davvero tanto e quindi sono molto curiosa. È un latte detergente delicato, anche questo è certificato come tutti i prodotti Natura Verde Bio. Non ci sono petrolati, non ci sono parabeni, non ci sono coloranti ed è dermatologicamente testato, quindi insomma posso stare tranquilla. E ovviamente qui avrò bisogno dei miei dischetti struccanti. Da quando ho iniziato a collaborare con questo brand, tra l'altro, ho ricevuto un sacco di domande sul brand, forse perché comunque ne parlano anche nei giornali, so che ne ha parlato Cosmopolitan, poi Gioia, so che era su Gioia questo brand, su Diva e Donna, quindi insomma so che ne stanno parlando un po' ovunque e mi state anche chiedendo in tantissimi dove si trova questo brand. Allora, si trovano in negozi come Tigotà, Acqua e Sapone, e soprattutto si possono acquistare anche direttamente sul sito Natura Verde Bio. Se andate sul sito, perché in tante mi avete scritto io non ho visto lo shop online, dove si può acquistare? Sì, c'è lo shop online, basta cliccare sul carrello che sta in alto, non mi ricordo se mi sa a destra, c'è un carrello e lì si può si clicca per andare sullo shop online, quindi sì, si può, confermo, si può acquistare anche online, ma appunto anche alternativamente nei negozi che vi ho menzionato. E c'è anche un altro negozio, aspettate che controllo, GDO, anche da GDO si possono trovare, che è un nome che non conosco, però si possono, appunto, si possono trovare sia nei negozi che online. Adesso con il latte detergente, cioè tanto per farvi vedere, mi raccomando, ecco perché è importante struccarsi ogni sera per non andare a dormire con questa schifezza, aiuto, ma che cosa oggi, mi cade tutto. Il bello di usare i prodotti bio e che non ti senti in colpa sugli ingredienti, perché ci sono prodotti che magari funzionano bene ma sai che hanno degli ingredienti talmente schifosi che poi ti senti un po' in colpa quando li usi, anche se funzionano. Invece con i prodotti Natura Verde Bio non ti senti in colpa perché sai che oltre a, insomma, renderti bella, aiutarti nella skin care eccetera, fanno anche bene alla pelle, quindi questa è una cosa molto molto interessante per me. Aiuto, ma che cosa oggi? Cioè, ma voglio dire, adesso vado a struccare per bene anche le sopracciglia. Ok, direi proprio che ci siamo. Anzi, no, 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 il dischetto è ancora sporco, quindi io continuo a pulire la pelle fino a quando il dischetto di cotone rimane completamente pulito. Questa è un po' questo è un po' un segreto di bellezza, perché molto spesso abbiamo ancora trucco sul viso ma non ce ne rendiamo conto, e quindi è importante continuare a pulire la pelle, a detergere e a rimuovere il trucco fino a quando il dischetto di cotone rimane appunto sporco. Ci siamo, perché l'ultimo dischetto è uscito pulito pulito pulito, quindi la mia pelle è ufficialmente pulita e senza trucco, è completamente fresca. E adesso vado soltanto nel bagno qua accanto e vado a sciacquare il viso. Mi piace sempre sciacquare tutti i prodotti, solitamente anche se c'è scritto che è un detergente o uno struccante e senza risciacquo, io vado comunque, per esempio anche con le acque micellari, io vado sempre 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 a struccare, a sciacquare il viso dopo averlo struccato. Mi dà una sensazione di, non lo so, di pulizia e preferisco appunto togliere sempre eventuali altri residui di trucco o struccante eccetera, quindi vado e torno. Ok, ho sciacquato il viso, adesso so di avere la pelle pulita al 100%, quindi mi sento molto più fresca e adesso vado ad applicare semplicemente un po' di crema occhi. Sapete che per me è importantissimo applicare la crema occhi, quindi la stendo sia sotto che, cioè sotto l'occhio, che un po' sulla tempia, che sotto il sopracciglio. Poi vorrei utilizzare sia l'idratante che la maschera in tessuto. Non so se applicare prima la maschera oppure prima l'idratante. Credo che farò così, credo che applicherò prima la crema per il viso. E questa è la crema idratante intensiva, Intensive Moisturizing Cream. E vediamo un po' com'è, se... Wow, è super super densa, proprio come piace a me. Io amo le creme così solide e dense perché le trovo le più efficaci e poi sono quelle che ti durano di più, perché si può applicare poco 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 prodotto perché sono molto molto concentrate, quindi
Mi raccomando, importantissimo, abbondiamo sempre con la crema anche sul collo, ragazzi. Io adesso non ce la faccio a metterla anche sul décolleté per via della t-shirt, ma altrimenti lo farei sempre, 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 mi raccomando, stendere la crema anche sul collo. Anzi, iniziamo proprio da qui. Dovete sapere che le prime rughe, oltre alla zona del contorno occhi, iniziano a vedersi anche sul collo. Avete presente quelle linee? E quindi è molto 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 importante andare ad idratarlo per bene. Poi vado a applicare, picchiettare la crema su tutto il viso. E la mia pelle è idratata ma non esageratamente unta. Di solito vado anche a picchiettare, insisto un po' di più quando ho applicato la crema sulla zona del labbro superiore e poi su questa zona qui, che sono le zone secondo me dove arrivano le rughe più facilmente. Ok, e adesso passerei alla maschera in tessuto a questo punto. Questa è la maschera viso idratante intensiva con aloe vera gel bio. Anche questa contiene la bava di lumaca ed è per tutti i tipi di pelle ed è appunto una maschera in tessuto e c'è il 10% di puro siero, cioè di pura bava di lumaca. Anche qui non ci sono petrolati, non ci sono parabeni, non ci sono coloranti. Quindi andiamo a... No, non riesco, ok, ce l'ho fatta. Oh, ha un profumo, oh mio Dio, ha un profumo buonissimo. Non so se è la bava di lumaca o che cosa sia, ma oh, buona. Allora, andiamo ad aprire. Le maschere in tessuto sono sempre un po' difficili inizialmente perché vai praticamente a piastricciarti tutte le mani con il prodotto. Ta-dan, ta-da-da-dan. Fa sempre un po' serial killer avere queste maschere addosso. Ah, è super rinfrescante. Ah, direi che ci siamo. Adesso non mi resta che lasciarla agire. Vediamo un po' quanto è il tempo di posa. Applicare la maschera una volta alla settimana su viso pulito. Lasciare in posa per almeno 15 minuti in assoluto relax. Quindi noi ci vediamo tra 15 minuti. Lascio agire e a dopo. Ok, sono passati 15 minuti. Andiamo a togliere la nostra maschera. Anche se mi dispiace un po' perché era super piacevole averla addosso. Voilà! Fatto! Vado come... Wow! C'è un sacco di prodotto ancora sul viso. Vado a massaggiare come consigliano loro tutto il prodotto su viso. E poi vado a portarla anche sul collo. Voi l'avete mai provata la bava di lumaca o qualsiasi prodotto che contenga bava di lumaca? Sono curiosa di sapere che cosa mi dite su di ciò, perché non sono un'esperta, ma ne ho sentito parlare talmente bene che sembra un po' appunto una cosa miracolosa, quindi sono curiosa. E questo è quanto. Adesso ovviamente la pelle sembra ancora un po' bagnata, ma vi garantisco che tipo in 10 minuti la mia pelle prosciuga sempre tutte le maschere, tutte le creme. E poi, ultima cosa che faccio sempre, sempre, sempre prima di andare a nanna, oltre ad applicare il burro cacao, che però ce l'ho nell'altro bagno, ma anche questo fa assolutamente parte della mia routine get ready with me, vado ad applicare anche la crema mani. Non so perché, ma anche se è estate ho sempre le mani molto secche e anche i piedi molto secchi, cioè non lo so, insomma, too much information, ma è così. E quindi vado ad applicare la crema mani e poi prima di andare a nanna applico sempre anche una crema per i piedi. Questa è la crema mani idratante intensiva, anche questa con bava di lumaca e burro di karité bio, anche questa dermatologicamente testata, non contiene petrolati né parabeni né coloranti ed è intensive moisturizing, quindi è un idratante intensivo. Vado, forse ne ho applicata troppa. Quando ne applico un po' troppa salgo sempre un po' su verso le braccia, ma in realtà si assorbe molto facilmente, sto notando. Tutti i prodotti di questa linea hanno questo profumo molto, lo so, molto di pulito, di casa, di... Mi piace, di spa quasi, un po' un trattamento spa a casa, mi sento oggi con questa vestaglia, con questa fascia, con tutti questi prodotti, la bava di lumaca, mi sento molto spa time. E, ok, fatto,
crema applicata anche sulle mani, skincare completata. Quindi adesso non mi resta che andare a cambiarmi e poi vado a nanna. In realtà vado ad editare due video, però facciamo finta che sono pronta per andare a nanna. Quindi questo è quanto, mia family. Spero vi sia piaciuto questo video. Non avevo mai fatto un video, appunto, get unready with me, in cui mi strucco, se non magari nelle night routine, però non mi ero soffermata tantissimo, quindi spero che vi sia piaciuto. Come al solito, allora, questo video lo vedrete, non so esattamente quando lo vedrete, però noi ci vediamo ogni giorno dal lunedì al venerdì, a meno che questo video non lo caricherò nel weekend, non posso dirvi, cioè se lo carico venerdì non posso dirvi che ci vediamo domani, ma comunque se è un giorno tra lunedì e giovedì ci vediamo domani, se è venerdì ci vediamo lunedì, ok, quindi questo è tutto, bacio grandissimo e scrivetemi come al solito tutto nei commenti, qualsiasi domanda, qualsiasi consiglio, qualsiasi informazione, insomma scrivetemi tutto nei commenti, sapete che vado sempre nella sezione commenti a leggere, lasciare cuoricino e mi fa piacere farvi sapere che partecipo sempre, YouTube è una community e mi piace essere attiva, quindi un bacio grandissimo, abbraccio forte 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 a tutti voi che siete speciali e a presto, alla prossima. No, ciao.